Facciamolo! Wow! Perché io ho una sola ciambella? Qui invece c'è da festeggiare! Oh, che pizza! Ma so cosa fare! Del resto bisogna mangiare vestiti adeguatamente! Ecco qua! Molto meglio! L'assaggio perfetto! Tutto per me! Una vera delizia! Ma sei ridicola! Sono elegante! Guardatemi! A me non dispiace sporcarmi le mani! Guarda un po'! È ora! È così deliziosa! Ma sto solo perdendo tempo! Ecco le mani ciambella! Ecco come si mangia un dolce! Che buone! Mi piace! Scusami! Puoi smettere? Cosa? Mangi come un animale! Ups! Credo che questo pezzo sia mio! È disgustoso! Ne vuoi? Assolutamente no! Oh sì, pane fresco! E ora il companatico! Oh, è freddo! Non mi piace per niente! Devo ravvivarlo con un po' di lattuga e carne! Non dimentichiamo il formaggio! Buono questo formaggio! Il pranzo è pronto! L'ultimo episodio è divertentissimo! Oh, quella scena è pazzesca! Ah, perché è così maldestro? Beh, almeno è meglio di essere su un piatto! Se lo dici tu! Chissà dopo che succede! Ti ricordi quel momento in cui cade il cavallo? Oddio, me l'ero dimenticato! Adesso è ancora peggio! Ehi, che ne pensi di darcela a gambe? Ecco l'uscita! Dobbiamo solo aspettare che si apra! Ci siamo! Fuori di qui! È il nostro momento! 1, 2, 3... Oh, volevo rimanere qui! Ah, oddio! Bella quella serie, sì! Non ho una sera libera da settimane. Pronta per andare, Chloe? Il film, ok? Perché ci metti così tanto? È cioccolato? Oh no! Proviamo un altro colore. Sul serio? Ok, proviamone un altro. Ma non può essere! Quelli sono cioccolatini? Oh sì, sarà fantastico! Per questo trucco avrai bisogno di un cotton fioc. Tiriamo fuori questo rossetto. Ora è bello pulito, vedi? Ricordi questi dolcetti? Scioglili. Quindi aggiungi colorante alimentare. Il rosso assomiglia di più al rossetto. Ora prendi questo bastoncino e mescola per bene. Sì, ora è a posto. Prendi il contenitore del rossetto vuoto e riempilo con il cioccolato. Occhio a non fare danni! Ora mettilo nel congelatore. Perfetto! Ora sembra proprio rossetto. Ingegnoso, vero? E via, al cinema! Oh, non sospetterà mai che ci sia del cibo. Sembra solo del trucco nella mia borsa.
ora si può andare. È ora di mettere alla prova il nostro trucchetto. Sembra tutto normale, vero? Guarda, ho un po' di fame. Ah, era quello sbagliato. Fammi provare. Che schifo. Beh, il trucco non ha funzionato. Prego. 2, per favore. Cosa avete sui denti? Sui denti? Se è sangue non lo voglio sapere. Ups. Dobbiamo andare. Accidenti. E se... Nah, è stupido. Devo avere la risposta qui da qualche parte. Come si può intrufolare il cibo? Il più grande mistero del mondo. A meno che... Sì! Ci sono! Elastici segreti! Proprio sotto ai vestiti. Finalmente ho capito? Guarda! Non funzionerà! Sporgono dalla manica! Aspetta, ho un'idea migliore. Sì! Prendi del nastro biadesivo e mettilo intorno alla coscia. I dolci si attaccano perfettamente, vedi? E puoi metterne un bel po'. Ecco. Wow! Grande! Ovviamente il vestito deve essere abbastanza lungo. Andiamo. Di nuovo voi due? Niente dolci, vede? Sì, eh? Sì! Con me non la si passa, liscia. Ce l'abbiamo fatta, finalmente! Aspetta, perché si stanno alzando? Ci siamo persi l'intero film. Ci vuole un po' di cioccolato per consolarci. Vediamo, vaniglia o cioccolato? Vaniglia sia. Cosa stai aspettando, Kevin? Aprilo! Oh sì, ha un profumo fantastico! È tutto mio! Dov'è finito il cucchiaio? Bene, niente cucchiaio significa niente yogurt. Forse posso semplicemente versarmelo in bocca. O usare il dito come cucchiaio. Ehi, Kev, che succede? Hai preso uno yogurt anche a me? Grazie, avevo tanta fame! Dov'è il mio cucchiaio? Non è un problema, posso farne a meno. Ehi, sembra che a Lily sia già successo prima. Sta piegando quella cosa come una vera esperta. Wow, dove hai imparato a farlo, Lily? Ho perfino pensato di usare il dito. Vuoi che ti mostri come fare un cucchiaio dal coperchio? Piega il coperchio a forma di triangolo in questo modo. Prendilo da sotto e piegalo verso l'alto. Sistema il sotto in modo che sia robusto, mentre la parte superiore funge da cucchiaio. Ecco fatto! Ora non devi mai più mangiare con quelle dita sporche. Grazie, mi hai totalmente cambiato la vita. Ok, ora posso finire la mia storia? Oh, è finalmente l'ora di pranzo, non ce la facevo più. Diamoci dentro. Bah. Ma perché fa sempre tutto questo casino? E poi, quando arriva il momento di mescolare, diventa ancora più incasinato. Dai, sul serio! Ehi, Lily, perché quel muso lungo? È ora di pranzo, dopo tutto, la parte migliore della giornata. Ma a differenza di Lily, Kevin ha un suo modo di versare il condimento senza fare nessun casino. Basta usare il contenitore per spremerlo. Una volta fuori, tieni il coperchio chiuso e agita per bene così da assicurarti che arrivi dappertutto. Questa è una perfetta insalata. Vorrei che me lo avessi mostrato prima, Kevin. Sì, sono così brava a questo gioco! Sì, e tu prendi questo! Ehi, Annie, ti ho portato delle patatine fritte, grazie, le prendo tra un attimo! Le patatine fritte sono le migliori! Perché giocare quando puoi mangiare le patatine? Tra poco farò un nuovo record! Oh, ma le mie patatine sono già finite! Uffa, non ce ne sono mai abbastanza!
se potrei averne qualcuna in più. Una patatina non farà la differenza. E nemmeno due. O anche tutte. Ma come sono buone! Potrei mangiare solo patatine per sempre. Adoro questo gioco soprattutto perché sto vincendo. Cavolo, sono finite anche le patatine di Andy. Cosa posso fare? Certo! Sì, ho vinto! E ora le mie patatine! Cosa? Eva si è mangiata tutte le patatine! Non posso credere che le abbia finite! Adesso le faccio vedere io! Mi servono solo la sua cannuccia e della salsa piccante! Metterò la salsa nella sua soda! Così quando berrà si beccherà un po' di salsa piccante! Sono tornata con le crocchette! Oh, ho così tanta sete! Cosa? Ma cosa sta succedendo? Te lo sei meritato, ladra di patatine! La mia bocca va a fuoco, letteralmente! E queste crocchette le prenderò io, grazie! Beh, a quanto pare vinco sempre comunque!